Il punteggio è di 6 a 3 a favore di Michele Palazzetti. Michele Palazzetti che sviluppa il gioco sulla parte centrale del campo, il tiro è appena alla riga. Fa bersaglio con il pallino. Giuliano che dichiara la boccia di volo. Ai ai ai, ancora un errore. Il terzo consecutivo per Giuliano Di Nicola. Questa è una rarità, eh? Cioè che Giuliano sbagli 3 volte di volo, io credo di non averlo mai visto da quando faccio le dirette. Ritenta, questa volta colpisce, lui rimane dentro, la boccia di Palazzetti accarezza la tavola di fondo e vediamo ora la scelta di Palazzetti che va al punto. Mette abbastanza larga. Giuliano tira il pallino. Parino non arriva alla tavola di fondo, il punto riprende, lo prende Giuliano. A costo di Palazzetti, taglia tutto il campo da sinistra verso destra. Punto è preso e ora c'è l'accosto di Giuliano che effettua lo stesso tiro fatto in precedenza da Michele Palazzetti tagliando tutto il campo. La boccia sembra buona ed infatti prende il punto. E alla bocciata Michele Palazzetti. E l'errore di Michele Palazzetti. Punteggio è di 6 a 4 a favore di Michele Palazzetti. Una bocciata importante secondo me, questa qui di Michele Palazzetti, perché mostrava quantomeno qualche segnale di cedimento Giuliano Di Nicola, era il caso di approfittarne. E non è solo una questione di non aver raccolto un punto, di averne lasciato uno all'avversario, ma proprio una questione di morale a questo punto della manifestazione. Di portare e impostare di nuovo il gioco a Giuliano che al momento non era brillantissimo nelle giocate, soprattutto quella situazione. Però imposta largo Giuliano sulla parte centrale del campo. Vediamo che Palazzetti effettua il tiro da destra verso il centro, la boccia è un po' corta, il punto rimane di Giuliano. Ora va la bocciata. Colpisce. Vede che anche Giuliano alla fine si è spostato sulla parte destra del campo, effettuando sempre lo stesso tiro di Michele. Hai notato, Francesco? Ho notato, e tra l'altro in questo caso neanche insomma, gli era troppo congeniale perché c'è quella boccia che è quasi sulla strada del pallino, mettendosi in diagonale, eppure ha capito che evidentemente Il tiro migliore è era il tiro quello. migliore.
Michele Palazzetti porta via la boccia di Giuliano. Effettua sempre lo stesso tiro, avendo capito che il tiro migliore è quello che sta effettuando in questo momento. Magari sperando di coprirsi, sfiorando nella costola boccia corta. Ed infatti ti ha preso in parola. Ora vediamo di nuovo la bocciata di Michele Palazzetti, che c'è il vantaggio. Giuliano chiede quanti punti ha a terra. E sembrano 2 punti in effetti, quindi lascerà stare. Se abbiamo capito bene, ha fatto 3 punti perché l'avversario non l'ha fatto neanche tirare. E guardate un po' con quella boccia coperta cosa è riuscito a combinare in un tiro in cui probabilmente non ne poteva fare più di uno. Ne ha conquistati 3, 3. esattamente 3 punti ha conquistato e si è portato in vantaggio e continua a impostare il gioco dopo aver impostato in precedenza sul tiro corto che gli ha costato ben 3 punti. Ora cambia gioco e imposta il gioco sull'ultima linea. Boccia abbastanza discreta, intorno ai 45-50 centimetri. Michele Palazzetti va all'accosto con l'ausilio della tavola. Tiro un po' difficile, vediamo se lo concretizza. Ed infatti non esce tantissimo quella boccia, visto che il pallino è quasi al centro del campo. Questa volta cambia posizione, cambia tiro, si mette accostato alla tavola e la punterà tesa al pallino. Ed infatti vediamo che questo tiro va a buon fine. Misurazione dell'arbitro per vedere se è a due pezzi o sola, dichiara che è sola. Giuliano va la bocciata sulla boccia, la colpisce, ma becca lo scarico sulla sua. E addirittura 2 punti a terra per Michele Palazzetti. Questa è una tornata decisiva. Punteggio è di 7 a 6 a favore di Giuliano Di Nicola. Chissà se tenterà il sottomano in questa circostanza Palazzetti, l'ho visto che l'ha provato nei tiri prima, nei 2 tiri di prova prima della finale. Vediamo, vediamo, molto curiosa. Questa tornata può decidere anche la gara, come molto decisiva questa tornata. Staremo a vedere. Vediamo la bocciata di Michele Palazzetti. Infatti sì, avevi ragione Francesco, tira sottomano. La colpisce, rimane dentro. Ed ora Giuliano è costretto a tirare il pallino. Infatti lo dichiara. Guardate un po', lo colpisce. E mette, vediamo, 1, 2, 3 se non 4 punti a terra. E allora sta Michele Palazzetti. Sbrogliare questa matassa. Vedremo. Non siamo riusciti a decifrare quanti punti ha Giuliano Di Nicola. Dovrebbero essere 3 se non 4. Ma credo che siano più probabilmente 4. Lui adesso ha la possibilità di tirare le corte, Tira la colpisce. corta, una passa, l'altra rimpalla. Il punto rimane sicuramente di Giuliano Di Nicola. Bisogna vedere se saranno 2. Credo 2, sì.
E sì, 2 punti per Giuliano Di Nicola che si porta sul parziale di 9-6 a suo favore. Dopo una pessima partenza, Giuliano Di Nicola è a condurre questa finale.